Tante le presenze all'Aurum di Pescara per la seconda edizione di Bollicine d'Abruzzo, un evento celebrativo degli spumanti abruzzesi. L'evento organizzato dall'Associazione Italiana Sommelier, delegazione di Pescara, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio regionale. Luca Pannunzio torna a questo bellissimo evento a Pescara, la seconda edizione di Bollicine d'Abruzzo. Sì, allora, un evento organizzato per valorizzare un prodotto di nicchia che ultimamente sta performando nei mercati internazionali e quindi noi di Associazione Italiana Sommelier cerchiamo di far assaggiare questa eccezionale bollicina abruzzese. Quante sono le aziende presenti? Allora, 30 aziende con circa 60 etichette, perché alcuni hanno portato il bianco e il rosé, alcuni il metodo classico, qualcuno addirittura anche un metodo ancestrale e il metodo Charmat, quindi un'offerta a 360 gradi. Sindaco di Pescara Carlo Masci, questa sera si brinda con le bollicine a Pescara, un bellissimo evento. Bellissimo, poi c'è una location meravigliosa, siamo al 31 agosto, Pescara è ancora piena di gente, offre manifestazioni di continuo, ogni giorno ce ne sono diverse, più di una, e devo dire tutte partecipatissime come questa. Poi oggi mettiamo in evidenza il nostro territorio, le nostre cantine che producono vino, producono bollicine, oramai il livello delle nostre cantine è altissimo e noi siamo orgogliosi di questo, perché quando poi sul territorio c'è la passione, c'è il cuore, c'è il sentimento, c'è una produzione eccezionale, non possiamo che essere contenti. E Pescara è la vetrina di tutto questo, perché lo dobbiamo dire, Pescara è sempre la porta dell'Abruzzo. Tutti arrivano a Pescara, mostrano le loro bellezze, le loro qualità nella nostra città e noi siamo contenti.